che non ho video. Allora, oggi siamo qui perché è arrivato un pacco. Ed è un pacco enorme. Il sito Cibo USA ci ha contattati per chiederci se ci andava di assaggiare delle cose provenienti dall'America. Abbiamo potuto selezionare un sacco di cosine e infatti vedrete due video. Questo che è un video assaggi con Lara di tutte le cosine buone da mangiare eccetera eccetera. E poi ci sarà un video totalmente dedicato alle cose spicy, alle cose piccanti, ma lo farò con Ale perché ovviamente Lara è troppo piccola per queste cose. Apriamo il pacco. Ovviamente vi lascio qua sotto in descrizione tutti i link per andare a vedere questo sito che è fighissimo, perché ci sono tutti questi cibi strani provenienti da Uber. Se volete vedere anche i miei video, iscrivetevi sul mio canale. Giusto? E anche i video di mamma. E andate a sentire la nuova canzone di mamma. Ancora non è uscita, ma sta per uscire ufficialmente il libro che ho fatto insieme a mio papà. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram perché presto ne saprete anche di più. Lo so, ve l'ho buttata proprio lì. Wow! Oh mio Dio, ma è enorme! Posso? Sì. Oh mio Dio. Il primo è... i turchi. I tucchi, no, i Twinkies. Ve li faccio vedere da più vicino. Questi sono i Twinkies. E qua dietro ci sono qui c'è anche quello cioccolato e questo rotondo. Non so se ci sono dentro anche quelli al cioccolato, però sembra molto buono. Mamma, guarda. Assaggiamo. Dimmi. Oh, che figo. Ma questi penso che siano questi classici. Molto dolci, dolcissimi, però buoni. Ok, che voto dai? Io gli do 10. Io gli do 8. Mi piace un sacco sta cosina che hanno dentro. Buono, che dici? Next. Next. Questi sono essi cookies and cream. Sono pretzel. Mi piacciono i pretzel. Sembrano pretzel. Anche a me pretzel. Ti piacciono i pretzel? Sì. Oh, sono di più ingredienti. Tantissimo, perché piano. Amore mio. Sa anche l'odore. Dai, però. Aspetta, assaggiamo assieme. Andiamo a tre. Uno, due, no. Tre. Oh mio Dio. Anche quella dentro. Sono stranissimi. Non mi piace. Sono proprio prezzo, però ricoperti di cioccolato. A me piace. Io gli do voto 1. Solo? Tu? Io voto 5, perché sono buoni. Oh, questo ti piacerà. Sì. È stranissimo. Questo è... è lo zucchero. Filato al bacon. Questa è la confezione. Raga, non ho idea. Questo mi fa paura. Ma anche a me. Sentiamo l'odore, sei pronta? Aspetta che ti fai male qui. Aspetta, sentiamo l'odore. Non c'è odore. O sono io che non lo sento? Io sì. Oh mio Dio, sì. È tipo affumicato. Pezzettino piccolo. Sì, pure io vado di pezzettino piccolo. Oh mio Dio. No, vabbè. A parte che... bello. Non lo so. Sei pronta? Anche io vado di piccolo. Non lo so, raga. A questo non... bello da assaggiare, ma non lo mangerei. Appunto. È strano. È molto strano. È un sapore che... cioè, è uno di quei sapori... sa di barbecue. Sa di barbecue? Sì, è vero. Questi l'ho sempre voluto assaggiare. Al gusto fragola. L'ho sempre visto anche tipo in Anna Montana. E l'odore è buono. L'odore è buono. Buono, sì. Proviamo? Sì. Sono di fragola. Mi piace più l'idea di mangiarli che mangiarli in sé. Ma non è male. Io gli do voto... 2. 2? Io uno, non mi piacciono tanto, però mi piace un sacco vederli. Questo gli abbiamo dato il voto? Ah, tu che voto gli dai? 10. Ma non ti faceva schifo? No. No? Voglio... 1. Altra carta. Sì.
Allora, c'è un Halloween Reese's al pumpkin, burro d'arachidi e pumpkin, che sarebbe zucca. Speriamo che non sia anche la zucca dentro. Eh sì. Che come la cremina. Sì, non piacerebbe nemmeno a me più di tanto. Pronto. Ok, vai. Oddio, odora tantissimo di burro d'arachidi. Burro d'arachidi, sì, vai. È salato. Non è male. Voto. Ho salatissimo e dolce insieme. Voto. Voto 10. Io 5. Oh, il gelo che piace un sacco a Lara è gelatina da dessert, ovviamente. Ve la faccio vedere. Yeah. Abbiamo anche quella blu. Sto facendo il giallo adesso. Il giallo. Adesso ci metto dentro acqua calda. Wow. Acqua calda e acqua fredda aggiunta. Adesso mettiamo in frigo. Ci vediamo tra 4. La gelatina è pronta e Lara sta già assaggiando. Com'è, amore? Strana. Provo io. Lara, questo l'ho preso apposta per te. Guarda un po'. Con calma, per piacere. Le gomme da masticare. Le hubba bubba bubble tape. Oh mamma mia, è bellissimo. Oddio, è tutto blu. Aspetta che non mi sia. Sentiamo l'odore. Non è male l'odore. È tipo sour. solo quello? Piccolo piccolo? Non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire. Molto sour. Però buono. Buono. Che voto mi dai? 5. 5. Io voto 5. Grande, abbiamo dato lo stesso voto. Quanto sono belli! Quizzarlo rosso. Rainbow. Mamma, speriamo che sono loro. C'è watermelon. Melone. Sì. Qual è quello watermelon? Non ne ho idea, adesso vediamo. Senti cosa è. Effettivamente è molto. Qual è il watermelon? Adesso vediamo. Terzo uno verde. No, non sarà. Sta certo. Guarda, buona. Yes? No? Sì? Ok, che voto gli daresti? 10. 10 addirittura? Io gli do 3. Next! Questo lo volevo assaggiare un sacco. Sono dei bite size cookies. Bite size cookies. Sono bellissimi. Tipo quelli che sono anche qua. Sì, sono proprio cookies. Cookies? Sì. Però sono bite size. Oddio, sono cookies piccoli. Ah, che carini, Raya. Oddio. Proviamo? Guarda. Ma il mio non ha cioccolato, aspetta. Ecco, questo c'ha cioccolato. Uno, due. 10. 10, sì. È il giusto connubio tra dolce e salato. Buonissimi. Next! Cotton candy fluffy stuff. Questi sono morbidosi. Ve li faccio vedere. Dovrebbero essere proprio super morbidosi. La scatola è bellissima. C'è anche questo simpatico gomito. Oh mio Dio, che bello! Ha un buon odore questo. Ma è tutto fluffy, è super iper fluffoso. Ma scusa, ma è così che si... Ah, proprio così sta fatta.
Vediamo un po'. Buono. C'è un po' di parte verde, un po' di parte buono. Rosa. Ve lo faccio vedere da più vicino. È proprio fluffy, fluffy, fluffy. Ma è veramente buono. È buono. Veramente, ma veramente buono. Questo gli do un 7. Molto buono. Tu? Io le do 4. 4? Non ti è piaciuto tanto? Sembrava più convinta prima. Cheetos! Non sto citando. Certo. Non sono piccanti? No, questi in pelle di no. Questi sono al formaggio, te l'ho presi apposta. Cheetos, quanti? Sono super emozionata per questa cosa. Però emozionata. L'ho sempre visto in un sacco di McDonald's, ma... ok, è un odore molto forte. Ok, capisco perché si rimangiano così tanto. Ormai sono tipo, mi ricordano tra le gallette di riso, se avessero un sapore sarebbe questo, e tipo le Funsies, ma meno piene di, molto meno piene di cheese, di formaggio. Però buone, vero? Piacciono a te? 10. Anche io gli do 10. Almeno in realtà 9. Le adoro. Io gli do 9 perché preferisco le Funsies. Mi ricordano le Funsies, ma preferisco tantissimo le Funsies. Sembrano gallette di riso comunque. Raga, però buone forti. Oh mio Dio! Mini donuts! Oh mio Dio, le mini ciambelle con powdered sugar. E quanto le ho viste anche queste nei film. Mamma mia, anche perché io sono cresciuta con tutti i film americani. Film, serie TV, tutte robe americane. Quindi c'ho sta cosa che voglio provare un sacco di robe che ho visto, andare in dei posti che ho visto, americani appunto. Secondo me saranno a cocco. No, non sono a cocco, sono zucchero a velo. Ok, dovrebbero essere super fluffy anche, super super morbidose. Vai, prova. Sì. Com'è l'odore? L'odore non mi piace, è super... Sì, ma è super chimico l'odore. L'odore è chimico. Sa di pungo. Di pungo. Andiamo bene, vabbè. Senti mio. Sei pungo? Sì, sì, è pungo. Oddio. Più ci penso più non voglio assaggiare. Quindi 3, 2, 1. No. Voglio sposare. Sì. Oh mio Dio. Voto 1. Ma voto 0, meno 50. Oh mio Dio, io pensavo che erano la cosa più buona dell'universo. E invece no, raga, proprio no. Questo qua è Swiss Miss. È cioccolata con mini marshmallow. Si fa con l'acqua calda. E adesso lo andiamo a provare. Ok, abbiamo combinato un casino, ma ci siamo riusciti. Qui c'è la cioccolata calda. Vai Lara, mettimi il marshmallow. Che carini! Abbiamo cioccolata calda con mini marshmallow. Assaggio. Com'è? Good. Senta che calda. Il beef jerky. L'odore è buono però. Io adoro tipo le coppiette, quindi vediamo. Ok, ha un sapore troppo forte per me. No? È un sapore che ti entra super la gola e ti va a finire nel naso e nella gola e rimane lì e non si leva manco se ti ammazzi. Dimmi. Io sentivo un po' piccante. No, non è piccante. Noi abbiamo quest'altro che è piccante, ma lo assaggerò con Ale, perché appunto qua ci sono tutte cose piccanti che assaggerò con Ale. Vi do uno spoiler di quello che ci sarà nel prossimo video, raga.
What? Frappuccino. Allora, questo c'è il caffè dentro, babe. Quindi lo assaggi poco 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 poco, ma proprio pochissimo perché c'è il caffè dentro. Odore pazzesco, buonissimo. Milk drink. Quindi c'è dentro il latte? Quindi morirò. Pensavo che fosse soltanto tipo caffè qualcosa. Bene. Perché io quando sono andata da Starbucks ho preso tutte le cose che non avevano latte, però c'era il caffè, quindi pensavo che fosse invece no. Rip Chiaretta, ciao, dopo questo video io vado. Bun, bun.